Eccoci arrivati al nostro bellissimo bed and breakfast, la Rosa dei Trulli. Molto molto bello. Da qui accediamo alla nostra stanza. Ecco l'interno del nostro trullo, bellissimo. Mi diceva Pietro che questo è un trullo del 1700. Guardate che carino, eh? Dai trulli, mezz'ora e arrivi qui, Polignano a Mare. Sono scoglietto, mi sono messo su, così mi affogate. Andiamo verso la riva, via. No. Ah, senti, c'è pure il tappetino. Il sedile col tappetino. Ah, c'è il tappetino, c'è pure le luci qua. Aspetta, già. Thank you.
Bello, bravissima. Siamo arrivati finalmente qui in Salento. Siamo già in una zona molto a sud del Salento, dove è la nostra masseria. Devo dire, una masseria veramente stupenda. Ora noi siamo in questo punto, dove è la macchinina. A Relè Masseria di Cari. Siamo esattamente in questo punto sulla mappa. Voglio farvi vedere la mappa per far capire che tipo di percorso ho scelto per visitare la Puglia, che essendo molto molto grande la Puglia, ci sono tanti giri da poter fare, varie soluzioni, hotel o prendere una casa in vari punti. Noi siamo partiti da Roma e siamo partiti da Alberobello. Ecco qua, questo è stato il nostro punto di partenza, quindi Alberobello. Da Alberobello, dopo una visita dei trulli, abbiamo dormito una notte in un trullo e siamo andati a vedere Polignano a Mare, che è molto vicino. Quindi visita di Polignano a Mare, dopo la prima notte ad Alberobello, la mattina a Polignano a Mare, e poi siamo scesi facendo tutta la costa fino a Punta Prosciutto, e quindi siamo già nel Salento. Salento, Punta Prosciutto, che è assolutamente da visitare, ma basta anche una mattinata così per godersela bene. Punta Prosciutto abbiamo visitato, abbiamo visto Punta Prosciutto, è bellissima, stupenda, e siamo andati appunto nel nostro relè che abbiamo scelto in questo punto. È una masseria veramente bella. E da qui perché questo punto? Perché siamo a 15 minuti da Santa Maria di Leuca, mezz'ora da Gallipoli, 10 minuti, 5 minuti dalle Maldive del Salento, alla spiaggia di Pescoluse. Qui faremo due notti. Agriturismo, punto molto strategico secondo me per visitare tutte le Maldive del Salento, Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Dopo aver visto, diciamo, la costa delle Maldive del Salento, andremo in un'altra masseria che è qui dall'altra parte, dalla parte del Mar Adriatico, e in questo posto, e da questo posto andremo per fare andremo a visitare Torre dell'Orso, Otranto e Lecce. Dopo aver fatto queste due notti risaliamo, e a questo punto non può mancare una visita a Matera. Quindi andiamo a Matera, notte a Matera e ritorno a Roma. Questo sarebbe il giro che io ho scelto per visitare Puglia barra Basilicata, perché comunque si deve passare assolutamente per Matera. Eccoci arrivati a Santa Maria di Leuca. Qui si incontrano il Mar Adriatico e il Mar Ionio. Eccola qua, questa stupenda vista.
Qui siamo nella zona più a sud della Puglia e in particolare proprio questo qui è il Tacco, è considerato il Tacco dell'Italia. Eccoci, ci sto arrivando. Guardate qui, ci sono numerosi traghetti, numerose escursioni, tutti che vengono qui a vedere la punta più a sud d'Italia. Bellissimo. Questo è il panino polpo col polpo fritto e vai. Oh, guarda qua, che voracità. Questo è il panino col polpo più buono dei Gallipoli, così dicono. Vediamo un po'. Mi sto mangiando polpo fritto, pomodorini e burrata. Vai. Io mangio prosciutto, burrata e pancetta. Basta. Questo è più che mangio.
Che ve ne pare? Diciamo che i colori ci sono, ma al di là del Salento, dove si può stare o come noi qui nella spiaggia libera, che diciamo affollata, ma a luglio non sembra proprio così così male, oppure adiacente c'è lo stabilimento. Qui la giornata trascorre veramente veramente bene. Queste sono le Maldive del Salento, ma bella spiaggia, ma non proprio da Maldive, forse anche a causa del mare mosso, non si sa. Però vedo che ci sono vari colori, a parte il fatto che ci stanno le alghe, ci sono punti più scuri e punti più chiari. Vedi bello, che bella qua. Oh. Qua c'è la sabbia bianca invece. Oh, eccolo qua. Guarda qua che è. Qua è spettacolare, oh. Qui è l'angolo spettacolare. Questo è lo stabilimento Le Cinque Vele. Quindi in questo stabilimento abbiamo trovato l'acqua più bella, giusto già? Senza sassi, tutta sabbia. Noi siamo praticamente, siamo entrati alla spiaggia libera delle Maldive del Salento, proprio quella del Salento, dove però abbiamo trovato un'acqua che non è, cioè un'acqua sempre bella, forse un po' più morta, ci sono un po' più di scogli lì, ma qua se fai praticamente 100 metri e sembra che stai in Messico. Lasciamo le Maldive del Salento. Carine. Carine? Carine, molto carine. Però non belle come promette il nome. Non belle come Punta Prosciutto e non belle come le aspettative del nome. E domani andiamo alla Grotta della Poesia. E adesso andiamo verso San Foca. All'hotel. E domani alla Grotta della Poesia. E vai. Ciao. Ciao.
qui si parla di Maldive. Parecchio vento, ma eccoci qui nei Caraibi del Salento, bellissimi. Alle mie spalle ci sono delle dune di sabbia, questa scogliera e poi il mare salentino di Torre dell'Orso. Guardate un po' che spettacolo. Appena sopra la spiaggia libera sotto la scogliera ci sono questi stupendi sentieri sopra la scogliera appunto, e poi si arriva qua. Guardate un po' lo scoglio delle due sorelle, il simbolo di questa scogliera fantastica. Stupendo. Questa è la pizza. Aspetta, qua c'è un altro pezzo di pizza, mi dai? Qua mi scarico le polpettine di cavallo e le crocchette. Polpettina fritta e crocchette. Ah, cucina tipica leccese. Ave e cicoria.
bello. Quella è la ciceria e tria. Ciceria e tria. Tria sarebbe questa. Quella è la pasta fritta, sempre questo tipo di pasta che viene fritta a parte. Questa è la pasta così, però fritta, esatto. Che la mettono sopra per fare la croccantezza. Questa che sono le orecchiette col cacio ricotta. Questi sono i pezzetti di cavalleggio. Questo è proprio tipico. Lasciamo il Salento, stiamo tornando a Roma, ma facciamo una tappa a Matera. Ora siamo in Basilicata e Matera è una tappa obbligata per il ritorno a Roma. Stanotte dormiamo qui in questo stupendo bed and breakfast proprio nei sassi di Matera.